ricordo in YouTubers, qualche giorno fa è uscito un trailer di uno dei giochi che sono più curioso di provare degli ultimi periodi, e con ultimi periodi intendo anni. Parlo di Stalker 2, di cui fino ad oggi avevamo soltanto un trailer e la notizia che lo sviluppo del titolo si era fermata, poiché GSC Game World, che è la casa di sviluppo di questo titolo, aveva sede a Kiev e con la guerra in Ucraina lo studio aveva deciso di fermare i lavori a data da destinarsi per preservare prima di tutto l'incolumità dei propri sviluppatori. Lo studio ha riaperto poi in Repubblica Ceca, a Praga, ed è tornata al lavoro sul titolo e sappiamo che è stata annunciata l'uscita nel corso di quest'anno. Ci è voluto davvero un sacco di tempo. Pensate che l'annuncio di Stalker 2 risale al 2010. Sarebbe dovuto uscire nel 2012, quando le vendite ufficiali della serie si attestarono a 4 milioni di copie, quindi avendo una buona player base per proseguire con un nuovo grande titolo nell'universo di Stalker. Purtroppo però l'anno successivo all'annuncio, cioè il 2011, GSC ebbe dei problemi finanziari, tre quarti dei suoi sviluppatori se ne andò e annunciarono quindi la chiusura del progetto di Stalker 2 nell'aprile del 2012. GSC negli anni si è risollevata lentamente, annunciando nel 2018 la riapertura del progetto di Stalker 2, sviluppato in Unreal Engine 4 e annunciato alle 3 del 2018. Nelle 3 del 2021 si è mostrato con un trailer nello show di Microsoft Bethesda con data di uscita del titolo nel 2022, si decide di passare tra l'altro all'Unreal Engine 5 e poi di nuovo lo stop dovuto alla guerra in Ucraina e ora a quanto pare siamo arrivati alla fine di questa epopea che dovrebbe portare Stalker 2 Heart of Chernobyl a uscire nel corso di quest'anno su PC e Xbox in esclusiva, anche se suppongo si tratti comunque di un'esclusiva a tempo. Stalker di per sé è una delle serie più ambiziose a cui abbia mai giocato negli anni, innovativa sotto tantissimi aspetti. Il gioco è un FPS misto a elementi open world, survival e horror, ambientato in questa zona, che è un'area che circonda Chernobyl, in cui dopo il disastro nucleare iniziano a formarsi delle anomalie strane che rendono la zona ancora più contaminata di come era prima. Nella zona, oltre all'esercito, rimangono diverse persone divise in fazioni con obiettivi più disparati: chi si vuole isolare dal mondo, chi è in cerca di fortuna, depredando quel che rimane nelle città svuotate, e questi sono appunto gli Stalker. Stalker è un acronimo che significa sciacalli, trasgressori, avventurieri, solitari assassini, esploratori e rapinatori. Questo descrive bene che tipo di soggetti si trovino ancora all'interno della zona, oltre chiaramente alle forze armate. Oltre alle anomalie, ai gruppi di Stalker, all'esercito e scienziati vari, nella zona sono presenti anche animali e persone mutate dalle radiazioni che non mancheranno di attaccarvi o attaccare anche in autonomia i gruppi di Stalker NPC presenti nella mappa open world. Questo è il contesto in cui si svolgono i vari Stalker, in cui giochiamo un personaggio differente per ogni capitolo. La visuale in prima persona, come detto, strutturato come un FPS open world, con molti elementi GDR come la gestione dell'inventario in base al peso, svariate tipologie di danni che potremmo subire, una gestione sociale degli NPC in base a dialoghi a scelta multipla che possono cambiare i nostri rapporti con i vari gruppi di Stalker che incontreremo, e una IA che tenta di ricreare un ambiente vivo in cui succedono cose anche senza la nostra presenza o senza la nostra interazione. Mi ricordo in passato per esempio di aver parlato con un gruppetto di Stalker in un villaggio, poi ho scoperto quando sono ripassato di lì che erano morti tutti perché era passato un gruppetto di cinghiali mutati che aveva distrutto tutto. Ma non era scriptato, cioè non doveva succedere per forza questa cosa. Infatti in altri salvataggi questo non succedeva. E poi chiaramente c'è questa componente horror data in parte dalla presenza delle mutazioni che troveremo nella zona e dalle anomalie, ma in misura maggiore secondo me data anche semplicemente dall'ambientazione, che non può far altro che essere angosciante, specialmente all'interno di alcuni edifici, come erano per esempio in passato i laboratori di ricerca russi abbandonati.
Insomma, per chi non lo conosceva, credo bene o male di aver dato una rapida idea di che cos'è la serie di Stalker e di che tipologia di gioco si tratta. Ero curioso di condividere con voi il nuovo trailer di Stalker 2 e sapere chi di voi l'ha giocato in passato, che idea si è fatto della serie e di questo trailer, e se sta aspettando appunto di metterci le mani sopra a questo nuovo capitolo dopo tutti questi anni e dopo questa epopea che l'ha veramente trascinato nel corso più di un decennio alla fine dei conti, per poter continuare e tornare di nuovo all'interno della zona a goderci il nuovo Stalker in Unreal Engine 5. Lasciatemi le vostre impressioni qua sotto e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. I see the tracks in the snow.